I'm gonna get it.
corri, corri, corri. Anche come tutti, rido spesso, mi piacciono i ragazzi, conosce con lo stesso ma via su tutti i pazzi. Supermercati Bisotto SRL, Motta di Liveno. A tutto gas SRL, Torri di Mosco. Abbia. Io qui ci metto il cuore, ho un ruolo difficilissimo oggi, perché fare la giuria dei testicati devo dire che è molto complicato. Comunque che dire, che dica il migliore e assolutamente vincerà tutto il campionato di Cesia. Grazie, soprattutto voglio ringraziare tutti, ma proprio tutte le persone che contribuiscono, devo dire, da quando finisce la data del carnevale, subito si mette in moto per il carnevale successivo, e da quest'anno mi pare che abbiamo anche Cesia come città del carnevale, per cui un grandissimo omaggio. Grazie a tutti e buona festa. Grazie mille, Giorgio Andreuzza. Io sottolineo soltanto che non sarai sola, puoi condividere questo altro compito con altri 9 giurati. Esatto, il fardello l'ho condiviso con Bortolotto, Francesco Elettrica, Inizia Lea, facendo Cinto Elettrica, sia da Ronna Metano, e faccio la nostra GPL. Ma quale vuoi? Con quale anello sei? La campagna dei Leoni che si tiene a Portomato la prima domenica di settembre ogni anno, e rivede anche una rilocazione storica con figuranti. Loro hanno cominciato da un ventennio, mi fa, no, 30 anni di attività, sono praticamente ovunque. Ieri sono stati a Villa, che è uno dei più grandi carnevali dell'Austria, e oggi per noi a Cesia. Via del tutto eccezionale, oggi li vedremo accompagnati da un gruppo di figuranti in costume medievale, proveniente dal Palio dei Leoni. Signore e signori, il gruppo sbandieratori di Cordomano. Sbandieratori di Cordomano, che vi ricordo è conosciuto in tutto il Triveneto, hanno effettuato uscite in varie regioni, anche in Europa, Sardegna, Emilia Romagna, Lazio, come dicevi anche all'estero, Slovenia, Croazia, Austria, Francia, Ungheria, insomma, oggi li abbiamo noi qui però. Yes. E io ho visto arrivare sul palco anche un altro caro amico del Carnevale di Cesia, io l'avevo visto, era il vice governatore della regione Veneto, vicepresidente della regione Veneto, Gianluca Forcolini, quindi lo inviterei per un saluto veloce qui su questo palco, poi avremo modo di sentire tutti i nostri amici che passeranno su questo palco, ma visto che eri qui io ti chiamo per un saluto veloce veloce. Sì, grazie, grazie, un saluto a tutti e porto, ho sentito prima il presidente Zaia che mi dice, mi raccomando, porto i saluti al carnevale di Cesia. Sapete che anche il presidente è un amante di questo carnevale, un paio d'anni fa è stato qua con noi tutto il pomeriggio per le premiazioni, quindi veramente anche lui mi prega di portare i saluti. Un saluto quindi al presidente, all'amico Moro e a tutto lo staff del carnevale dei ragazzi di Cesia.
perché anche quest'anno avete fatto tutti al lavoro, tutti per darci la mano uno con l'altro qualora ce ne fosse bisogno. Poi avete trovato anche dal punto di vista meteo, ovviamente San Franco, pensate, qualche pregrevista che ieri l'avete fatta. Ha telefonato ieri San Franco e ha tornato anche il sole. Esatto, primavera inoltrata, quindi veramente tutto il fatto del punto di vista prima, tocca e tagliare per l'esperienza della in realtà Carnevale dei ragazzi. E allora è giusto che siano loro a presentare, ad aprire la sfilata oggi. Sono oltre 150 tra fatine e pinocchietti. Pinocchio è la storia che li accompagna durante tutto l'anno scolastico del quest'anno 2019. Io comunque ho visto Carnevale in altre zone e carri come questo sono i carri di punta, quindi non oso pensare a quelli in concorso. E allora lasciamo ora lo spazio a questo bellissimo carro di Pinocchio. Signori e signori, se mi ascolti ti racconto una storia. Guardate i movimenti di questo carro, è bellissimo! Ma non possiamo finisce qui, perché abbiamo musica, intrattenimento, tutto dietro le nostre spalle, proprio a un filo di schioppo, come si può dire. E ovviamente quelli che a te potrebbero far impazzire, oltre il sottoscritto. A seconda di come è detto. Ecco, e poi volevo ricordare di una cosa che tutti gli anni. Ma anche i fiori della primavera che è già sfilata davanti a noi, guarda in lontananza la meraviglia con il sole che la bacia, meravigliosa. L'autunno in mezzo, sempre con questi colori belli. Nominò come suoi collaboratori solo persone in cui aveva fiducia, ovviamente, amici e parenti, vedendo però lui soltanto le redini del potere, autonominandosi imperatore di tutta Europa. Immagino che qui davanti ci sia proprio lui con Giuseppina, perché dopo il temporale c'è sempre l'arcobaleno, tu mi ricordi, vero Giuliano? Come dopo un'acquazzone io rivedo tra le nuvole il sole dei tuoi occhi. Oddio, quasi quasi mi sciolgo, sarà il sole. Quindi ci sono i suoi sette colori con maestosità e armonia creati appunto da questo gruppo, il gruppo Dolly da Padova. Pensa che secondo loro hanno creato questa bellissima frase, l'arcobaleno è l'unione tra il cielo e la terra. Insieme che avete fatto in tutte queste settimane, magari anche mesi, perché immagino che sia una mole bella grande, vero? La signora Di Passini sa che lei ha contribuito non poco, magari la signora è proprio la signora da oggi. E ora la passerella di questo corso di via Roma accesa al carnevale del Nord Italia è tutta per voi. Grazie ancora, grazie mille. Allora io adesso sono un po' emozionata, ti dico la verità, io come ogni anno lo dico sempre. È il gruppo Fantasilandia, il teatro della vita, buona la prima. Diciamo che quest'anno come filo conduttore un po' ci sono stati molti ragionamenti su quello che è la vita, il senso della vita, la morte, per cui anche questo carro ci fa riflettere. È un carro che porta appunto in piazza la vita e la morte, il corso del vostro futuro. A differenza però di una commedia, ogni vostra azione nella vostra vita non ha possibilità di replica. Quel che fate è fatto. E allora, come si suol dire, buona la prima, signore e signori, Fantasilandia con il teatro della vita, buona la prima. Signora e padrona, e così sono con te, così forte sono in prima, che non mi fermo quando le tue pura. Thank you.
più, grazie Cincino, la salute per voi. Sono sicura anch'io. Io mi sono quasi ovviamente qui per questo palco cercare
gruppo. Quindi parte da qui, ricordate il primo premio della lotteria del Carnevale di Cenza, primo premio una crociera per 8 giorni. Voi avete fatto invece una mostro crociera e per raggiungere la destinazione avete intrapreso un volo estremo a bordo del Gremlin Air, pilotato dai piccoli svalvolati Gremlins. Danzanti avanzano Dracula e Nevis, padre e figlia, dal legame molto forte, nei loro unici e colorati abiti hawaiani da vacanza, ovviamente, perché non è che loro vanno in vacanza e non si adattano. Io vorrei dire al pubblico qui alla mia sinistra, non toccate queste piante di Albania, gli amici del gruppo Spareda! Guarda questi allegri ragazzini, dobbiamo ballare anche noi come loro. Silvia, siamo pronti? Guarda che bravo quello! Ivo, bravissimo, grande Ivo il ballerino! Secondo me arrivano da amici di Miami Finizia! Poi anche ragazzi giovani, guarda! Eccola la crociera, sta arrivando la nave, amici allora, di Spareda! È concentratissimo, non parlatevi, se no fate i passi. Sta guardando fedelmente quello davanti a lui. Puoi fare un passo? È il più bello, ma pietro che da davanti però. Facci una piccola sfilata qua per i nostri amici di testa. Siediti davanti al palco. Donna baffuta, sempre piaciuta. Terzo carro, il concorso gruppo Vestelli Revolution.
qualcosa da fare. Allora non so perché il presentatore mi ha abbandonato così di corpo in bianco, ma veramente bello, originale, è stata una rappresentazione del cerchiato del corpo molto elegante, brave ragazze, bellissimo, bellissimo, mi viene quasi voglia di avere le corna chiare, ma quasi. Ma cosa fai di Giuliano, mi ha abbandonato? Ma no, aspetta Giuliano, dove vai? Venite qua tutte vicine un pochino, avanzate un po'. Giuliano è contentissimo oggi, chissà perché. 3, 2, 1, finisce. Elegante matrioska nella cornice di Piazza Rossa, è un velo imponente cosacco che ovviamente arriva ricordando i tratti, quelli che tutti conosciamo, della meravigliosa Piazza Rossa di Mosca. Beh, volevo fare veramente i complimenti a questo gruppo, sia tantissimi. Allora, mi dicono che forse per il presentatore c'è un premio, un viaggio in Russia direttamente insieme a questo meraviglioso gruppo. Secondo me se vai a piazzare le trovi tutte, senza andare in Russia. Ci fanno vedere la loro coreografia, il gruppo di piazzale, sempre con la Russia. Sono tantissimi, me lo ricordo. Se vorrai entrare nella steppa, tu dovrai ballare il cha-cha-cha. Hey! Bambini, salutate Silvia! registravo dalla radio, chiamavo per chiedere una canzone e registravo dalla radio.
spacci ritagliati con stoppe per evitare appunto questo carro in concorso. Guarda che Peppone è veramente uguale. Chi sono, Silvia? Voglio aiutare tu? Stiamo arrivando. Le simpatiche canaglie con Gonca Vigna e l'amico Peppone. Stanno arrivando qui davanti a noi. L'amicizia è un sentimento importante che tutti prima o poi incontrano. È importante perché gran parte del nostro carattere si forma in base alle persone che conosciamo e alle cose che ci accadono, ed avere dei buoni amici pronti ad aiutarci è fondamentale, quindi un inno all'amicizia a questo carro. E che amici erano Don Camillo e Peppone? Sì, è vero, si litigavano tra loro, però poi salivano nella loro sidecar e assieme, con un litigio e con un aiuto, hanno percorso tanta strada assieme in un'amicizia autentica. E loro, partendo da oltre 60 anni fa, quando il film era in bianco e nero, arrivano oggi, ecco perché questo sfondo a colori, ci dicono: siamo arrivati fino ai vostri tempi per ricordarvi l'importanza dell'amicizia. L'amicizia non ha tempo, scorre nel tempo. Sono qua, Peppone e Don Camillo. Arrivando da quando è nato questo film, nel lontano anni 50, hanno percorso tanta strada. Sono arrivati in bianco e nero, ma sono nei giorni nostri. Ecco perché questo sfondo colorato di alberi, di natura, è la nostra contemporaneità. Sindaco Mirko Marin, non è che poi nasce qualcosa lì in quella motorella, guardate che sono geloso, Sindaco è sposato, mi raccomando, anche lei in realtà, e non è uno scherzo di carnevale, si è proprio sposata anche la presentatrice, non me l'ha detto, me l'ha detto oggi pubblicamente. Eccola qui di ritorno. Allora, mentre loro si fanno questo bel giro, io vi ricordo che potete approfittare delle frittelle, dei panini caldi qui alle nostre spalle. I carri si stanno girando, tempo 5 minuti e ripartiremo con la sfilata di ritorno. E intanto io saluto gli amici del Vespa Club 6 giorni di Jesolo. Brava Silvia, pensa se avevi le gonne, come facevi? Allora, due giorni qui a Cezza,
sono tanti i votanti, tante le schede che sono state distribuite all'ingresso. Non scappate perché è tempo, 5 minuti, noi siamo pronti per il ritorno. Quindi andate semmai aperti qualcosa. Sono tornata, purtroppo sono tornata, però è sempre bello tornare poi. E Silvia, io vorrei anche invitare i nostri cari amici che sono qui ospiti al Carnevale di Vicenza. È una giornata calda, si sta bene, quindi dove si vuole andare se non a mangiare bene, esatto, qualcosa? Esatto, te lo stavo per suggerire. Oppure c'è una mostra bellissima. Allora noi adesso ci prendiamo 5 minuti 5 di pausa, esatto. Vi invitiamo appunto a prendervi qualcosa da mangiare e da bere, abbiamo una meravigliosa mostra di maschere realizzate dai nostri bambini. Sono più di 100 maschere, mi dicono. E io vorrei a tal proposito ringraziare Antonio Grandin e la sua sapiente maestria.